volevo parlare di X-Files. Come sapete è stato riesumato X-Files. Adesso faranno una nuova serie. Dovrebbe già essere in onda, io però non l'ho vista, quindi non esiste. Sono una maniaca degli spoiler, quindi scusate. Però se l'avete già vista, ditemi solamente se è bella, non bella. Non ditemi altro, non ditemi altro. A me piacciono molto le cose degli alieni, eccetera eccetera. E a me piaceva anche molto X-Files con Scully, che era una tizia tosta. Mulder è rimasto praticamente immutato. Ho visto anche la sua serie Californication, che mi è piaciuta molto. Ma forse boh, perché ho un debole per lui, potrebbe essere. Ma torniamo a noi. Per questa nuova serie di X-Files c'è stato un pochino uno scandalo. Il primo scandalo è stato perché Scully indossava una parrucca. Ma chi se ne frega? Ma che ce ne frega? Però vabbè, certe volte i siti di cinema si vanno lì a focalizzare su cose che sono delle merite scemenze. Ma è un altro discorso. Quello di cui vi volevo parlare io oggi riguarda una cosa molto ma molto più concreta. La paga. X-Files sono Mulder e Scully, non è che uno vale più dell'altro, non è che uno è un protagonista assoluto e l'altro è uno che compare ogni tanto, sono entrambi protagonisti dello stesso livello. Quando viene chiuso X-Files venne finita tutta la stagione, l'ultima stagione, sono rimaste solamente le persone che erano nostalgiche di X-Files, si sono fatte molte domande all'attrice che interpretava Scully e una delle risposte che dava più spesso era il fatto che lei, per fare quelle serie, era stata pagata la metà rispetto all'attore che faceva Mulder. Why? Perché? Quando le vennero chiesto, ma perché tu non hai fatto niente per farti pagare di più, lei ha risposto dicendo che probabilmente erano altri tempi e oggi non sarebbe mai successa la stessa cosa. Lei evidentemente è una sognatrice, anch'io sono una sognatrice, però a quanto pare non è andata esattamente così. Ha detto che quando l'hanno ricontattata per fare quest'ultima stagione, le hanno proposto esattamente la metà dello stipendio di Mulder. E lei gli ha detto, carissimi, non ci siamo. Questo è un grandissimo esempio di girl power e soprattutto mette in scena come effettivamente ci siano dei problemi riguardo la retribuzione lavorativa. Molto spesso alcune persone dicono non è vero che le donne vengono pagate meno degli uomini. Purtroppo molto spesso sì. Succede molto spesso, succede in diversi campi, anche dove non entra in gioco il fatto che uno sia più famoso dell'altro. Succede anche nel cinema. Se voi vedete i grafici di quanto vengono pagate le attrici più pagate del momento sono sempre molto meno pagate rispetto agli attori. Questo è un grande problema. Jennifer Lawrence, un'attrice che a me non piace particolarmente come attrice, però per le sue battaglie molto spesso è brava, ha portato su questo problema di Hollywood, ovvero il fatto di pagare molto meno le attrici rispetto agli attori, anche per film dove molto spesso le attrici sono protagoniste e gli attori no, e gli attori sono anche meno famosi. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Io quando ho letto questa notizia ho fatto, ma come, cioè Mulder e Scully sono entrambi sullo stesso livello, non è che Scully arrivava ogni tanto faceva ehi ciao sono qui, faccio la guest star della stagione eccetera eccetera. Quindi boh, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, ne parliamo tranquillamente qui sotto. Ditemi anche solamente se conviene guardare X-Files oppure è meglio rimanere con il ricordo come quello di un amore che è stato ed è stato bellissimo, però meglio non rimangare altrimenti si potrebbero rovinare i ricordi. Fatemi sapere, grazie mille ancora per aver visto questo video, qui sotto trovate il link per tutti i miei social se vogliamo rimanere connessi e per mandarci le foto degli alieni dell'Area 51. Noi ci vediamo ad un prossimo video e ciao a tutti da Barbie Xanax.